Già la norma della legge regionale 1, e a maggior ragione ora la norma che troverete, diciamo, nella legge regionale 65, prevedeva che gli strumenti di pianificazione territoriale si conformavano di livello inferiore, quindi provinciali e comunali, si conformavano al PIT e si conformavano a maggior ragione, in virtù, diciamo, dell'efficacia del codice, alla parte che ha valenza di piano paesaggistico regionale. Diciamo, l'architettura in realtà della implementazione del PIT previgente come piano paesaggistico regionale dentro lo statuto del territorio attinge in realtà significativamente a quelli che sono i contenuti della nuova legge, non la legge vecchia. Ho omesso di riguardare tutta una serie di contenuti che con Lorenzo abbiamo guardato a lungo mentre facevamo l'osservazione al piano, di come ci fossero delle discrasie, diciamo, delle non perfette corrispondenze fra i contenuti che la legge regionale 1 dava al PIT e ai contenuti del piano, soprattutto anche proprio in termini di utilizzo dei termini e della nomenclatura e del glossario del piano. Anche perché appunto quel glossario e quella nomenclatura invece attingeva alla legge che era in discussione in Consiglio regionale, che qui io vi annuncio in alcuni capisaldi fondamentali che troverete fissati proprio nel contenuto vero del piano. È per questo che diciamo sempre che il piano e la legge vanno a braccetto, sono le due facce della stessa moneta, della stessa strategia di governo del territorio. Le finalità, vedete, della legge nuova prevedono la valorizzazione del territorio, del patrimonio territoriale e paesaggistico, con questa parola dovremo abituarci a convivere nei prossimi anni perché è contenuto essenziale di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, non solo quello di livello regionale. E vedete, orientato uno sviluppo regionale che è sostenibile e durevole perché contrasta il consumo del suolo, promuove il ruolo multifunzionale del territorio rurale e la partecipazione come componente ordinale alle procedure di formazione dei piani degli enti locali, no? Vedete quindi, come dire, ci sono due capisaldi fondamentali entro cui si muove l'architettura dei nuovi piani, sono il riconoscimento del patrimonio territoriale, il contrasto al consumo di suolo e in tutto questo, nel contrasto al consumo di suolo, quindi la valorizzazione del territorio rurale come un pezzo significativo del patrimonio territoriale di livello regionale. Non a caso la definizione di patrimonio territoriale che è nella legge regionale, ora che entra in vigore domani, e che è anche nei primi articoli del piano di indirizzo territoriale, è identica, cioè c'è un'esatta corrispondenza su cosa si intenda per patrimonio territoriale. Vedete che è l'insieme delle strutture di lunga durata prodotta dalla coevoluzione tra ambiente naturale e insediamenti, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Da questo punto di vista, chi si occupa di urbanistica coglie subito come si abbandona più sul piano metodologico il tema delle risorse essenziali, che per loro natura erano uno strumento, indicatori, fattori sottoposti, diciamo, a una valutazione di carattere generale, erano lo strumento con cui si controllava la sostenibilità del piano, e si traduce, diciamo, questo concetto dentro uno strumento che è effettivamente più dentro la nostra disciplina, perché è territoriale, è cartografabile, è fortemente più ancorato agli oggetti del mestiere, ma che per sua natura necessariamente deve essere identificato, cioè non si esprime con parametri, con fattori, eccetera. Quindi il patrimonio territoriale rispetto ai contenuti delle risorse essenziali di vecchia concezione ci obbliga tutti a riflettere più in termini geografici, a ragionare di più con le carte, a muoverci, diciamo, con uno strumento di lavoro più ancorato ai fatti territoriali, no? E da questo punto di vista, quindi, è effettivamente lo strumento con cui si identifica, si rappresenta, si riconosce il paesaggio e se ne governa poi la trasformazione attraverso i piani, ma lo vedremo un po' più avanti. Le condizioni invece al controllo delle trasformazioni prevedono come strumento fondamentale il riconoscimento del territorio urbanizzato e dentro, diciamo, il riconoscimento del territorio urbanizzato la possibilità che le trasformazioni possano avvenire solo dentro quel limite, all'esterno di quel limite qualsiasi trasformazione è ammessa solo in un ambito, diciamo, di decisioni collegialmente condivise con la regione e con la provincia. Addirittura alcune previsioni, tipo quelle residenziali, non sono ammesse proprio per legge fuori dal territorio urbanizzato. Quindi questo limite che troverete anche indicato nel piano di indirizzo territoriale, ieri abbiamo anche discusso a lungo al sesto meeting di urbanistica su come
deve essere declinato questo contenuto dei piani, ma evidentemente questo perimetro è un perimetro fondamentale perché delimita da una parte l'ambito in cui le trasformazioni sono sempre sostanzialmente ammissibili a determinate condizioni e oltre il quale invece le trasformazioni sono ammesse solo se c'è condivisione completa sul tavolo della conferenza di pianificazione, e dall'altra anche, come dire, discerne significativamente le parti del territorio che sono di competenza comunale sostanzialmente, dove, come dire, l'agire è veramente stabilito a livello locale, e le parti invece entro cui, diciamo, anche la ricognizione, l'identificazione eccetera appartiene a un lavoro di cooperazione interistituzionale. La definizione di variante strutturale a mio parere invece è migliorativa rispetto a quella precedente, perché risolve l'equivoco di che cosa si deve intendere sul piano normativo per invariante strutturale, perché ci chiarisce che fatto il lavoro di ricognizione del patrimonio territoriale, quindi che è ancora un lavoro ricognitivo, ecco, su questo bisogna cominciare a abituarci, il patrimonio territoriale non sono le invarianti strutturali, è l'ultimo atto di ricognizione con cui, come dire, si mette un punto su che cosa oggi rappresenta il territorio sul piano patrimoniale, no? Sul piano delle strutture territoriali. Da quella descrizione si attinge per, in termini progettuali, e si decide a diversi livelli che cosa è da dichiararsi come invariante strutturale, cioè quali parti sono qualificanti di questo patrimonio, al punto tale che la comunità ne riconosce regole di utilizzazione e trasformazione. Molto importante questa definizione anche per i futuri piani strutturali, perché vedete, le regole sono di uso e trasformazione, non sono regole di conservazione, come si poteva immaginare, diciamo, soprattutto in una prima versione anche della 282, no? Quindi la definizione di variante strutturale apre la possibilità che il riconoscimento del valore di un pezzo di patrimonio territoriale o di più parti di patrimonio territoriale che costituiscono un pezzo di un territorio, per sua natura ammette la possibilità che quel patrimonio possa essere utilizzato anche con strumenti di trasformazione, quindi anche con modalità d'uso che è la comunità stessa che stabilisce. Il punto è però che questo lo fa anche la regione, cioè il livello di individuazione delle varianti strutturali non appartiene solo alla dimensione comunale, ma è già presente dal livello regionale. Quindi la regione ci propone le sue regole d'uso e trasformazione per le sue varianti strutturali di livello regionale. Tutto questo è contenuto nello statuto del territorio. Vedete, lo statuto del territorio ha sia la parte ricognitiva, cioè l'ultimo punto di arrivo delle analisi che, come dire, di appartenente al quadro conoscitivo, e le puntualizza e le fissa dentro il quadro progettuale, e ha il punto di arrivo, cioè ha la ricognizione delle invarianti strutturali. Noterete che in tutto questo il codice non c'è, cioè questa parte è tutta la parte del piano, vedrete, è tutta la parte del piano di indirizzo territoriale, e sarà quella poi anche dei piani strutturali, che è statuto del territorio indipendentemente dalla sussistenza o meno del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico. Quindi è la parte, diciamo, più urbanistica, più territoriale, che è proprio, diciamo, della tradizione del nostro modo di fare urbanistica. Ecco, come si esprimono tutti questi contenuti dentro il piano? Attraverso ovviamente cartografie e una disciplina di piano. La disciplina di piano è un allegato specifico al piano paesaggistico. Qui peraltro nella relazione generale si cita, diciamo, un piccolo aforisma di Pietro Calamandrei sulla semplicità della civiltà e del modo in cui la civiltà toscana ha operato nel tempo nel territorio toscano. A questa, diciamo, visione di semplicità evidentemente si contrappone un piano che semplicemente nell'elenco degli elaborati è abbastanza complesso, è difficilissimo da leggere per chi non è esperto del mestiere, ha un'architettura normativa estremamente ricca di elaborati, 4 pagine solo dell'elenco dei lavorati di quadro progettuale. Ieri ci è stato detto che su questo verrà dato un ordine e verrà detto effettivamente quali sono i elaborati di quadro progettuale e elaborati di quadro conoscitivo. Questo è molto importante perché ci aiuterà a cogliere meglio dove andare a cercare. Quello che cercherò di fare oggi è anche a dirvi quali sono le cose essenziali che bisogna guardare e leggere il piano. Sono 351 elaborati e che si portano dietro poi oltre 200 allegati, cioè qui parla di oltre 3.000 pagine. Il problema non è la quantità, perché per descrivere il paesaggio regionale forse c'è bisogno anche di più degli elaborati che sono stati prodotti, questo non è il problema. Il problema è come questo poi si traduce in effetti normativi, che la ricognizione del paesaggio regionale
come dire, abbia la necessità di essere descritta a questo livello di complessità, secondo me è giusto e necessario, e è anche, diciamo, il valore aggiunto del piano, è quello che tutti noi già, io almeno nelle esperienze che stiamo vivendo in questi giorni, già utilizziamo, già impariamo a utilizzare, lo utilizziamo in maniera proficua. Il problema è: un conto è utilizzare il materiale ricognitivo, analitico, estremamente interessante, un conto è poi come questo utilizzo è imposto attraverso un meccanismo normativo. E entrando nel contenuto del piano paesaggistico, quindi nel primo titolo delle norme, ovviamente il piano paesaggistico ha, e il PIT con valenza, scusate, di piano paesaggistico, ha, vedete, finalità sostanzialmente simili a quelle che sono le finalità indicate dalla legge, vedete, l'uso durevole delle risorse, lo sviluppo socio-economico sostenibile, la riduzione dell'impegno di suolo, la conservazione e il recupero dei caratteri peculiari dell'entità toscana. Quindi vedete, seppur con, diciamo, nomenclatura, con termini diversi, ma la finalità del piano è il piano è esattamente, come dire, il braccio armato della legge, cioè lo strumento con cui la legge si esprime in termini di pianificazione. Per questo, vedete, contiene all'articolo 1,2 e 3, contiene il riconoscimento e disciplina del patrimonio territoriale regionale, quindi ha una cartografia comprensiva di livello regionale che indica che cos'è il patrimonio territoriale visto dal livello regionale. E in questo quadro persegue la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, che sono l'espressione data, diciamo, dalla conformazione del patrimonio territoriale, e da questo punto di vista quindi disciplina l'intero territorio, essendo sia PIT che piano paesaggistico, disciplina sia la parte che ha contenuto del codice, sia la parte che ha contenuto di piano di indirizzo territoriale. E tutto questo quindi contiene tutto quello che dovrebbe contenere ai sensi del codice, quindi non mi soffermo, ma ovviamente l'interpretazione della struttura del territorio regionale. E come si articola poi la disciplina del PIT dentro le norme e anche dentro l'architettura cartografica? Attraverso la disciplina dello statuto del territorio, vedete, densissima di titoli, c'è la disciplina delle varianti strutturali, quella degli ambiti di paesaggio, quella dei beni paesaggistici formalmente riconosciuti, gli ulteriori contesti, il sistema idrografico, altro tema aggiunto, la disciplina di complessità paesaggistica delle attività estrattive e poi le disposizioni di conformazione e adeguamento. Su questo sapete che già la legge che entra in vigore domani ha imposto, fortunatamente anche a seguito di osservazioni di ANCI, UNCIM e degli ordini, un minimo di correttivi, perché le disposizioni di conformazione che erano l'articolo 24 erano assolutamente incomprensibili e gestibili. Già i due articoli inseriti, diciamo, nella legge regionale 65 semplificano moltissimo quell'architettura che invece l'articolo 24 era di difficile gestione. Ci aspettiamo che gli ulteriori articoli, diciamo, di revisione dell'articolo 24 aiutino ancora meglio a comprendere che cosa si intende per conformazione e adeguamento. La cosa però importante è che il piano decide che quelle disposizioni sono dentro la dimensione statutaria, cioè sono la parte che ha anche contenuto paesaggistico, quindi ci si conforma necessariamente a tutto quello che è statuto, non necessariamente ci si conforma alla parte, diciamo, al contenuto strategico, e diventa quindi un'opzione, una capacità, diciamo, che hanno i territori di recepirla. Tant'è che vedete la strategia di sviluppo sostenibile è esattamente, con poche modifiche, quella del vecchio piano, è integrata solo del tema dei progetti di paesaggio, peraltro inserita anche con uno specifico articolo dentro la legge regionale 65, che però nel piano paesaggistico è evidentemente legato alle politiche di livello regionale, quindi i progetti di paesaggio che ogni livello individua sono quelli entro cui poi si orientano le risorse per la loro realizzazione. Vedremo poi che nel caso del piano paesaggistico regionale poi questo tema dei progetti di paesaggio si riduce alla sola fruizione lenta del paesaggio toscano, con una serie di indicazioni su alcune tratte, per esempio di recupero di ferrovie dismesse, eccetera, molto importante sul piano metodologico, evidentemente, come dire, limitata sulla una dimensione strategica molto parziale, molto ricondotta a un tema, a mio parere, necessariamente secondario rispetto a una strategia di sviluppo regionale che invece attende, diciamo, di essere ripensata rispetto al 2007. Nella strategia di sviluppo poi ovviamente ci sono quello che c'era anche nel vecchio piano, cioè il master plan dei porti, degli aeroporti, tutto quello che è evidentemente competenza di livello regionale. La novità sostanziale, la saprete meglio di me perché avendo fatto ricorso al TAR su questo penso ci siano state anche tante riflessioni, è che rispetto al vecchio piano questo piano è corredato di una cartografia, cioè la disciplina non è una disciplina ancorata a indirizzi di orientamento eccetera che poi attende di essere cartografata nei piani di livello comunale, ma ha una sua cartografia di livello regionale. Questa è la forza anche, come dire, positiva del piano, e negativa nel caso in cui, diciamo, questa cartografia venga usata